Oggi parliamo della linea. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuova lezione del corso di disegno. Oggi parliamo della linea. Eh sì, la linea, questa tormentata linea di contorno. E prenderemo spunto per parlare della linea da un libro di Betty Edwards, Disegnare col lato destro del cervello, che vi ho recensito, vi metto qua nelle schede informazioni, e che è un libro molto interessante. Questo infatti è il primo video di una nuova corrente di video del corso di disegno, dove voglio incentrare proprio il corso a una serie di artifici tecnici per imparare meglio a disegnare, e userò il libro di Betty Edwards per farlo, o meglio, applicheremo insieme il suo metodo. Vedremo a cosa ci porterà, una sorta di sperimentazione online. Prima però di cominciare con gli esercizi veri e propri per sviluppare il lato destro del cervello e fargli prendere la preponderanza sul sinistro nell'atto del lavorare, bisogna capire che tipo di disegnatori siamo e bisogna capire che cos'è la linea. La linea è il contorno che ogni elemento che noi disegniamo ha, ma non è la linea che appartiene a quell'elemento, cioè la mia sagoma ha una linea che mi un margine che mi contorna. Questa linea però non appartiene solo a me, è un margine che viene condiviso da due soggetti, in questo caso da me e dallo sfondo, vedete? Quindi la linea non è appartenente né a me né allo sfondo. In realtà, quando disegniamo un soggetto, dobbiamo creare un margine che lo contenga e che nello stesso tempo definisca lo sfondo, no? E nel momento in cui andiamo a riempire quel margine, dobbiamo totalmente dimenticare la linea di contorno, inglobarla all'interno del disegno attraverso la sfumatura e la coloritura del soggetto. La linea quindi poi verrà data non da un segno nitido della matita, ma da lo stacco cromatico che ci deve essere tra un soggetto e l'altro, che è dato dai chiaroscuri, dalle differenziazioni appunto di cromia. Ma prima di tutto dobbiamo capire che tipo di linea ci appartiene. Eh sì, perché ci sono quattro tipi di linea e ognuno di noi di solito attende ad una sola di esse. Allora spostiamoci sul piano da lavoro e cerchiamo di individuare qual è la linea che ci appartiene. Andiamo di là. E nel parlarvi della linea mi preme iniziare con voi questo percorso fatto con il manuale di Betty Edwards, Disegnare con la parte destra del cervello, dove si dà molta importanza alla linea, perché la linea è quello che ci fa identificare un soggetto. Ora, per non farvi scoraggiare, perché ognuno ha il suo tipo di linea, voglio farvi conoscere le differenti tipologie di linea. Sul libro trovate questo argomento a pagina 43. E allora, prendendo a caso un soggetto, potremmo magari dividere il foglio in quattro e provare così i quattro tipi di linea che ne vengono fuori. Proviamo in questa parte la linea netta, che si ha quando il tratto è omogeneo, passato sempre con la stessa intensità di forza, con una linea continua, si può dire così. E allora, e allora questo diciamo che è quello che è la sintetizzazione delle linee di un tulipano con passaggio a linea netta. Un altro tipo di passaggio è invece il passaggio a linea spezzata, dove quindi non c'è questa continuità di tratto e questa pulizia di tratto, ma il tratto è dato in maniera nervosa, quasi un po' geometrica, a voler scolpire l'immagine sul foglio. Facciamolo insieme. Thank you.
un costrutto un pochino mosso che segua delle linee alquanto da abbozzo geometrico, diciamo così. Poi un'altra linea che invece è molto bella è detta anche la linea pura o linea d'Ingres, che è una linea simile a questa, però molto più sottile nei modi e più delicata, diciamo che è più modulata e con delle variazioni tonali minime e appena accennata. Adesso vi faccio vedere. Quindi una linea che ha sì variazioni cromatiche, ma sempre in maniera più delicata rispetto a questa. Quindi una linea su cui è più semplice poi andare a inserirsi per poter disegnare. E un'altra linea ancora più schizzata è la linea detta scomparsa, tipica degli uomini più che altro o dei disegnatori con mano più veloce e non troppo ponderata, che è una linea appunto che è più evidente in alcuni punti e magari nelle zone più rettilinee, diciamo così, e invece appunto scompare quasi del tutto in altri momenti. Con questi entresci cromatici che danno maggiore o minore vigore ed intensità al soggetto. La linea di contorno che a me più appartiene è una linea netta o una linea pura. Meno mi appartengono questa e questa, che sono di solito linee appunto più maschili nella mia esperienza di vita, ho potuto vedere, perché sono linee anche più intense, più decise, più marcate. Adesso, perché vi ho fatto questa differenziazione? Innanzitutto per farvi capire che ogni oggetto ha una linea di contorno, che la linea di contorno però non è insita nell'oggetto. Cos'è la linea di contorno? È una linea di margine che due soggetti hanno in comune. In questo caso lo sfondo e il tulipano hanno questa linea di margine in comune. Questa linea non appartiene né all'uno né all'altro, ma fa sì che dall'uno venga a spiccare l'altro. Di conseguenza, quando disegnate, dovete sempre tenere presente la linea di contorno di tutti gli elementi, ma nello stesso tempo avere sempre presente che questa linea deve scomparire necessariamente ed essere inglobata al colore del disegno. Cosa succede? Che a seconda del tratto che avrete sarà più o meno facile questa cosa, perché un tratto come questo, un tratto più nervoso, più agitato, avrà sempre presente una linea di contorno molto evidente, mentre un tratto più lineare, lasciatemi passare il termine, più regolare così, potrà essere meglio inglobato all'interno di un disegno. Così come potrà essere inglobata anche una linea spezzata, il cui movimento magari molto spesso segue i chiaroscuri che naturalmente hanno i vari soggetti. Adesso, cosa vi suggerisco come esercizio? Prendete un oggetto qualunque in considerazione, un fiore che avete a casa, io avevo un tulipano e ho preso il tulipano in considerazione, e su questo cominciate a fare una serie di schizzi con prima proprio in maniera del tutto libera e vedete se la vostra mano prosegue in senso netto e sempre monotono, quindi non danno nessuna variazione di
tonalità come in questo caso o in una linea pura e sottile come questa. Quindi capite bene se la vostra linea sarà netta, pura, spezzata o a scomparsa. Una volta deciso questo potrete capire che tipo, verso che tipo di disegno orientarvi e non dannarvi l'anima a cercare qualcosa che non potrete ottenere, perché se è vero che tutti possono imparare a disegnare, è anche vero che ognuno ha una mano, come ognuno di noi ha una grafia differente. Bene, spero che questo video vi sia utile per individuare il tipo di mano che avete. Fatemelo sapere così che io possa consigliarvi il modo in cui procedere con i vostri disegni di volta in volta. Quindi da oggi in poi, quando fate un disegno, dite: io ho un tipo di mano a linea continua, a linea netta oppure a linea spezzata, e via discorrendo. E così potrà essere veramente più semplice scegliere anche un soggetto che sia adatto alle vostre predisposizioni. Detto ciò, noi ci vediamo di là, che ho ancora qualcosina da dirvi. Ditemi qual è la vostra linea e su quello da oggi in poi basate i vostri disegni. Si parte sempre dal contorno dei disegni, sia che si disegni lo sfondo sia che si disegni il soggetto. Di conseguenza allenatevi ad esercitarvi. Se avete una linea spezzata, esercitatevi a far sì che questa linea spezzata risulti comunque pulita e non troppo sporca, perché di solito chi ha una linea spezzata ha anche una mano un po' disordinata e un po' sporca. Quindi ragionate su questo, cercate di individuare la vostra linea prima di partire con gli esercizi del corso per sviluppare la parte destra del cervello, in modo da farvi trovare pronti per i prossimi video. Se questo video vi è piaciuto, disegnatemi un bel pollice in su e condividetelo sulle vostre pagine Facebook. Soprattutto vi aspetto sempre su tutti i miei social, Facebook, Instagram, il blog. Vi aspetto sempre anche sui miei due canali, Due Cuore Una K, che ho insieme a Gabriele, e il canale Ombretta, quello di lifestyle e divertimento. Bene, vi ho detto tutto, vi ringrazio sempre per essere così tanti e così gentili e io vi rimando al prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, arrivederci! Siamo pronti per procedere con i due sorteggi, quello del giveaway della Ferrario e quello col giveaway della Tintoretto. Facciamo tutto in un'unica infornata, così siamo felici. Allora, questo è il video della Ferrario per il sorteggio della confezione di pastelli. Copiamo l'URL, spero vediate, ok, faccio copia, vado su suadeo.ch, lo incollo, no, va bene, uguale, il vincitore 1, vediamo chi è il vincitore, incrociate le dita ragazzi! Vediamo, apparirà qui, vediamo, Maria Comino, vincitrice Maria Comino, avevo già comunque tolto i commenti fuori tempo massimo, vediamo cosa dice Maria, magari se ti togli, ok, il video bellissimo, se usi i video per pubblicizzare i tuoi canali non ci trovo niente di male. Baci Maria Caterina, grazie Maria Caterina, io nemmeno ci trovo nulla di male, del resto per farmi conoscere devo pur in qualche modo comunicarlo, quindi grazie per esserci, grazie per aver partecipato e brava per aver vinto e bravi anche tutti gli altri che hanno partecipato, ma non demordete perché adesso si procede al secondo dei nostri sorteggi e allora andiamo sul video dei pennelli della Ferrario. Adesso scusate un attimo, avvicino. Vado sul mio canale, vado su gestione video, prendo il video che ci interessa, che è quello della Tintoretto. Tintoretto su Arte per te. Lo blocco. Ok, con la mia facciotta, anche qui copio l'URL, quindi copia, vado su suadeo.ch, cambio mano, sostituisco il link precedente a quello nuovo, quindi incolla, tac, perfetto. Vediamo chi è il vincitore che apparirà qua. Ta-ta-da! Tihi Pierrotè, io so chi sei e sono felice che tu abbia vinto i pennelli
Tae, ciao! Tae Hi Pierrotè. Allora, Tae è una carissima amica di Arte per Te, iscritta da tantissimo tempo, quindi lì per lì non l'avevo riconosciuto il nick, ma Tae, sono felice che tu abbia vinto. E mi pare che tu abbia già vinto un giveaway di Arte per Te, ne sono quasi certa. Ho di due cuori una cappa. Oh, sei fortunata! Complimenti, Tae! E complimenti a tutti i ragazzi per aver partecipato. Scusate l'inquadratura mossa, ma sono col cellulare, quindi ondeggia tutto. Complimenti, vediamo cosa aveva scritto Tae. Vediamo, vediamo. Solo chi ama dipingere sa quanto valore ha un semplice pennello. E beh, con un commento così meriti ancora di più la vittoria, è verissimo. E allora, complimenti a Tae, grazie a tutti per aver partecipato ai giveaway e non vi preoccupate perché questa settimana su Arte per Te tornerà una nuova recensione con un nuovo giveaway di un prodotto bellissimo. E allora, complimenti ai due vincitori, fatevi sentire e naturalmente lasciate il vostro indirizzo e gli altri vi do appuntamento con il prossimo giveaway. Ciao a tutti ragazzi, un bacio!